Il 2021, l'anno della ripartenza, è cominciato molto male, lo afferma la presidente della Confcommercio Fano Barbara Marcolini sulla base dei dati analizzati dall'ufficio studi dell'associazione di categoria. Nonostante i saldi e l'andamento delle vendite, ha registrato un calo del 41,1% nel mese di gennaio e del 23,3% a febbraio, senza lasciare spazi a segnali di recupero rispetto alle enormi perdite registrate lo scorso anno. Le restrizioni alle attività produttive e alla mobilità hanno fortemente condizionato la domanda. Infatti, l'andamento negativo delle vendite è causato principalmente dai beni non alimentari. Il settore della moda è in ginocchio e piccoli negozi sono in difficoltà, mentre segna una crescita importante il commercio elettronico. Noi chiediamo come Confcommercio dei ristori adeguati. Ristori importanti che dalla bozza del decreto abbiamo letto che verranno praticamente superati i codici Ateco, ma questo non basta perché il tetto non deve essere così rigido rispetto alle diverse annualità, ma soprattutto deve tenere conto anche delle spese fisse, quindi degli affitti, delle bollette, del personale. Oltretutto c'è una data importante che mette in allarme tutte le aziende. Ad aprile, esattamente già dal 5 di aprile, scadranno tutte le moratorie per quanto riguarda i mutui e i finanziamenti. Se non verranno prorogate, metteranno in crisi le aziende. Infatti, spiega la Presidente, in base a una normativa europea, le aziende insolventi anche per soli 100 euro verranno segnalate alla centrale rischi, precludendo ogni altro tipo di finanziamento. Molte aziende, così, rischieranno di chiudere per sempre i battenti. A lanciare l'allarme è anche Federalberghi di Pesaro Urbino. La scorsa settimana l'Istat ha certificato che nel 2020 il fatturato dei servizi ricettivi ha subito un crollo di quasi il 55%. Ci saremmo aspettati, ha detto Luciano Cecchini, che il decreto sostegni tenesse conto di questa tragedia che mette a rischio la sopravvivenza di più di 30.000 imprese e 350.000 lavoratori, ma purtroppo non troviamo conferma nelle bozze che stanno circolando. Sì, alberghi aperti ci sono, naturalmente in questo momento si lavora solo col quel po' di commerciale che abbiamo nelle nostre zone, che stanno facendo dei lavori, dei cantieri, ma non vediamo la luce del tunnel, perché in fin dei conti in questo momento non abbiamo prenotazioni, la gente ha paura di prenotare, perché quello che sentono in giro, ancora questa pandemia sembra che non vuol finire. Io mi auguro che nel mese di aprile si trovi questa soluzione di vaccinare tutti e avremo sicuramente un boom di presenze, perché le nostre strutture sono tutte alquanto sicure, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, che non abbiamo avuto nessun caso negli alberghi.